Noi abbiamo reso conto della primavera che vediamo subito se qualcuno è salito. Subito occhi su Smets, mi interessa tantissimo che salga rapidamente. Lui una settimana. E sì, ragazzi, Smets è fenomeno vero, 91-94, 15 anni, è il nuovo Wijnaldum, abbiamo già detto. E Koshe invece ha un anno in più, un pochino meno di potenziale, però anche lui molto forte. Abbiamo davvero due ottimi centrocampisti per il futuro. E allora, Leverkusen, questa è tostissima, ragazzi. E questa vale tantissimo. Allora, Wolf, Yeboah e Sesko, va bene. Selke è un po' stanco. Ok, Galoppo, Martel, Frattesi. E a sto punto mettiamo Zorgan, va bene. Qua mettiamo Rossi. Qua va bene Hübner. Occhio che è salito Pirola, eh. Già 77. Sta crescendo tantissimo Pirola. Ottimo acquisto il suo, però non gioca ancora titolare. Mettiamo sempre Hübner perché qua ci vuole anche la concentrazione del capitano, unita alla maturità completa di Zima, che adesso è un fenomeno, anche con la foto aggiornata. Sardella Rossi, sempre delle sicurezze. Martel è l'unico che non possiamo ancora fidarci ciecamente perché è abbastanza nuovo. Galoppo, Zorgan hanno già fatto vedere grandi cose e l'attacco è sempre quello, quindi ottimo. Dai, forza ragazzi, anche se siamo con Leverkusen possiamo strappare un risultato utile. Utile. Leverkusen e Blau. Loro hanno Guedes, Suarez, Maddison, Grandjean. Ah, c'è anche Maddison con Jorginho. Me lo ricordo che Jorginho aveva sbagliato un rigore. Era stata una partita tosta l'anno scorso con loro. E quindi potrebbe, per ovvie ragioni, essere lo stesso anche stavolta. Sono al quarto posto, subito dietro di noi. Questa è una gara che se perdiamo, manda loro in avanti. Quindi cerchiamo di difendere il terzo posto con le unghie e con i denti. Andiamo alla Bay Arena, forza. Fallaccio su Zorgan. Vediamo che cartellino dà. Niente. Attenzione, Scuffet sicuro. Scuffet, portiere che si è dimostrato adatto anche alla Bundesliga. Sono molto felice per lui. Intanto attenzione Wolf dall'altra parte. Occhio che ti prende l'avversario e quindi Yeboah! E arriva il gol. Se sbaglia, recupera subito e poi non perdona. Kelvin Yeboah, sempre lui. 1-0. A non prenderlo e a lasciarlo andare al Borussia. Occhio intanto qua. Arriva il gol di Guedes. Qua si parla di mercato reale, ma c'è da prima giocare la nostra carriera. 1-1. Attenzione, gol di Weigl, 2-1 per il Leverkusen. E diciamo che è forse la prima partita di questo nuovo anno che si presenta subito in salita dopo che eravamo andati in vantaggio noi. Chissà cosa sta succedendo. Frattempo, bravo Martel, straordinario qua Martel. Occhio a Klostermann, la palla su. Grandjean chiude Martel, angolo. Questa è tosta, ragazzi. Loro sono una squadra che anche potenzialmente può fare meglio di noi quest'anno ancora. Occhio al tiro del Bison para Scuffet che si incazza con la sua squadra, giustamente, perché non puoi far sfuggire così un vantaggio e poi farti assediare dal Leverkusen. Occhio a Grandjean, Jorginho, Grandjean, Zima l'aveva chiuso bene. Rossi ancora non si esce. Rossi, contropiede, Wolf, vai Wolf! Deve andare lui. Il tiro, palo! Molto bravo il difensore avversario che ha marcato all'ultimo Sesko e mi ha costretto a tirare con Wolf, che da lì non aveva grande specchio di porta, peccato. Zorgan, Yeboah. Poi lo stop e il tiro! Miracolo di Altai! Vabbè. Sesko. Sì. Il tiro ancora para Altai. Uno, chi sei? Due, smettila. Klostermann è un giocatore che non esiste. Cioè, il Klostermann di questa nostra carriera è inventato. Occhio. Tiro! Grande Scuffetto, ottima risposta. Tu si ferma, bravissimo. Bello. Zorgan.
Galoppo! No! Ed entriamo negli ultimi 20 minuti della partita. Una sconfitta per noi sarebbe brutta per la classifica, ma attenzione, c'è uno spazio. La palla dentro. Selke sbaglia a prevedere il movimento di Yeboah. Contropiede. Yeboah. A sto punto giochiamo così. Selke. Non ci credo, disturbato Selke. Vi prego ragazzi, il pareggio, ci serve il pareggio per non farci scavalcare in classifica. Galoppo. Galoppo è partito. Galoppo. Stop. Zorgan, non ci credo. Non ci credo. Il cross. Galoppo. In anticipo ti prego, vai tu. Selke. 90esimo, è finito. Non ci vedo Martell ancora. Galoppo. Sardella. Tiro! Sangbin! 92esimo! Ma com'è possibile? Sempre tu! Sempre tu! Agguanta nel finale un pareggio che ci tiene al terzo posto. Quando ormai era tempo scaduto. Un euro gol all'incrocio dei pali, rivediamo. Sono saliti in tutti, tutti. Cioè Sardella a un certo punto ha detto fai tu. E lui ha tirato 2-2. Incredibile. Sempre e solo il bidoncino Jung Sang-bin. Però ragazzi, eravamo in vantaggio con Yeboah, gli abbiamo concesso due gol, abbiamo sofferto tantissimo nel finale. Un leggero dovevano per noi, che ci ha permesso di ribaltarla, ma i tiri dimostrano che ci abbiamo creduto fino alla fine. Bravo Sang-bin, che continua a fare sempre questi gol che valgono tantissimo. E teniamo il terzo posto, rimaniamo imbattuti in questo anno dopo il mercato fatto. Stiamo comunque collezionando sempre ottimi punti. Allora ovviamente ci allontaniamo dalla vetta, ma restiamo terzi a più uno dalle Leverkusen, che altrimenti ci avrebbe scavalcati. Per noi è importante restare in scia, poi purtroppo quelle sconfitte non credo ci permetteranno di vincere la Bundesliga. Sarebbe bello, sicuramente è il primissimo obiettivo di questa carriera, di arrivare almeno a vincere la Bundesliga. Poi titoli europei la vedo già un po' più dura, però questa è una stagione dove già dobbiamo affacciarci a una realtà da squadra matura, una realtà dove siamo arrivati in Europa e ci siamo ritrovati a fare una stagione, la prima della nostra storia, anche gestendo una competizione europea. Quindi andrà così, perderemo magari qualche punto in più per strada, però fino ad ora trovo che sia una stagione memorabile. Prossima gara con lo Schalke, vorrei rifiatare un secondo, lo so che è un derby, però con lo Schalke lo simulerei. È anche vero che è il derby, però è tosta, cioè è una di quelle squadre che con la difesa 5 fai fatica a battere, quindi io forse potrei anche provarla simulata con Frattesi, Zorgan, Martial. Galoppo fuori perché è stanco e qua ce la giochiamo con Pirola e Bissek. Teniamo Sardella, Rossi, vedete che le energie calano un pochino, però dobbiamo cercare di fare meno cambi possibile se vogliamo simulare. Simuliamo da calendario con lo Schalke. 1-0! Mamma mia ragazzi, che bello! Che bello! Restiamo a meno 9 dalla vetta. Leverkusen sempre dietro. Lipsia cerca di accorciare. Era indispensabile allora. Stoccarda. Niente, ce ne stanno dando una dietro l'altra. Alla fine mi sembra abbia giocato Selke, perché Sesko è riposatissimo. Allora, Gaudino, Frattesi, perché gli altri sono stanchi. Oh, fermi, abbiamo la squadra a pezzi. E perché? Perché abbiamo la squadra a pezzi? Perché? Per questo gioco è una merda. Però poi qua avremo 4 giorni di riposo, belli pieni, prima del Real Sociedad. Risparmiamo ovviamente Zima, che è distrutto. Teniamo Bisse e Kubner riposati. Rossi, Rizzuto, che gli voglio bene. Martel, Gaudino, Frattesi, per forza questi due, perché Zorgane e Galoppo sono stanchi. Wolf, Sesko, Yeboah e Selke al massimo entra a gara in corso. Allora, contro lo Stoccarda saremo fuori casa. Con lo Stoccarda alla Mercedes-Benz Arena abbiamo Zaccagni punto, Ryan Kent con Agi. E allora mi volete male? Per il resto c'è Audero portiere, che è uno dei miei incubi. Però per il resto vedo una squadra un po' stanchina, mentre noi abbiamo gestito meglio le energie. E sono sicuro che Rizzuto non ci farà rimpiangere niente, anche se è un 65 sull'orlo della fine. Fra 3 mesi lascerà il calcio, ma io voglio far giocare Rizzuto, perché secondo me, vedrete, farà una grande partita. Gioca partita!
Io ovviamente ho perso al fantacalcio se va la Juve, però occhio a Wolf, potrebbe tenerla in campo. Palla dentro, mamma mia ragazzi, questi sono gol che fai solo se sei un grande giocatore. Bravissimo Wolf e poi bravo Sesko che viene abbracciato dai compagni. Probabilmente Sesko in un periodo un po' di tensione, ragazzi ricordiamoci che è un ragazzo giovane, è appena arrivato, prima stagione in Bundesliga. Il tiro, occhio, paraschuffetto. Un addio praticamente alla Pippo Inzaghi. Agi, occhio ragazzi, loro hanno una squadra non forte come Leverkusen magari, però hanno alcuni singoli che al quinto anno secondo me sono ingestibili, come appunto Agi. Certo, noi abbiamo Rossi che è fortissimo e quindi eccoci qua, si parte. Wolf, il tiro, gol, 2-0, mamma mia ragazzi, Linus Wolf, torna al gol e mettiamo questa partita in discesa. Occhio contropiede Yeboah, dai ragazzi andiamo a chiuderla, Yeboah palla dentro, chiude il difensore. Se la teniamo sul 2-2 siamo un po' degli stronzi. Golden, palla dentro, mamma mia, Sesko di poco. Ci vuole il terzo per mettere in ghiaccio la partita, ma tante volte non siamo riusciti a farlo. Ci siamo sempre poi fermati al secondo. Yeboah, e poi arriva il gol di Sesko, ma questo è stato un tiro bellissimo di Kelvin Yeboah. Poi ovviamente il rapace del gol, la messa dentro, quello che conta è ovviamente il risultato della squadra. Rivediamo Yeboah, clamoroso, e poi se l'è ritrovata lì. Allora facciamo i cambi e simuliamo a questo punto perché siamo belli tranquilli. Sta giocando, ecco, 3-1, gol di Agi. Miracolo di Scuffetto, guardate come la partita cambia. Non posso mai lasciare la squadra in mano a Frustalupi che mi fa sti casini. Dai Frusta! 3-2. João Pedro. Fischio finale. 3-2. Mamma mia ragazzi, ogni volta ci vogliono far passare le pene dell'inferno. Allora, ottavi di finale di Europa League. Nel frattempo parlano molto bene di Scuffette, leader di porte inviolate. Fatemi vedere allora, è così? Ed effettivamente ragazzi, Scuffette è leader di reti inviolate. Questo ci è successo raramente. Invece reti inviolate per Scuffette, 10 su 25 partite. Secondo è Mamardashvili, che detesto come poche cose sulla faccia della terra. Come assist, Wolf alla pari di Lo Celso e anche Yeboah a 9, non è male. Marcatori c'è Selka 13, però ricordiamoci che deve poi condividere con Yeboah e Sesko e Wolf, che hanno fatto poi 9 gol a testa in Bundesliga. Il nostro attacco sta facendo faville. Adesso ragazzi, che bello iniziare con l'Europa League nelle fasi finali con la Real Sociedad, che è una signora squadra, quindi secondo me da adesso in poi siamo comunque la Cenerentola, per anche banalmente per esperienza, per storia europea siamo la Cenerentola dell'Europa League. Avremo il Friburgo e il Mönchengladbach in campionato, poi ci saranno 4 gare ad aprile e 3 a maggio di campionato, quindi 9 partite ancora, 27 punti ancora in ballo in Bundesliga, e ovviamente si fa sempre più difficile il sogno di cercare di scalzare il Bayern Monaco, che adesso ha più 6. Sì, possiamo sperare in qualche pareggio, ha già fatto 5 sconfitte, insomma le occasioni ce le aveva già date. Però al rapporto gol fatti, gol subiti, il nostro è il più vincente. Ah no, vabbè, 21 e loro 22. Comunque, beh, ci siamo. Siamo comunque da top 3. Abbiamo purtroppo fatto un paio di mesi senza vincere, quello non ci ha aiutati, però il sogno rimane. Adesso però prima ci dedichiamo agli ottavi di Europa League. Facciamo la conferenza stampa. Il Real Sociedad ha Ryan Fraipali, che è un bel portiere, con ottimi riflessi. Nkunku, capitano, terzino destro, vabbè. Senesi, difensore straordinario. Quiroga, lo conosco un po' meno. Ben
Firenze Baini non è male. Udvar-Kai messo CDC non l'ho capita. Locatelli con Sissoko. Abbiamo poi un attacco della Madonna, perché abbiamo Oyarzabal, Moise Ken e Januzaj, che secondo me tutti e tre, arrivati a questo punto della carriera, potrebbero essere tutti con una crescita veramente notevole. Andremo all'Arena Azzurra con una squadra abbastanza collaudata. Potremmo mettere al posto di Rossi Bello, che gioca di solito l'Europa League. Pirola, Zima, Sardella, direi che ci siamo. Pirola merita un pochino più di spazio. Qua abbiamo messo Galoppo, Zorgan e Martel, e Sesko al posto di Selke, ma nessuno ci vieta di mettere Selke poi più avanti. Hubner alla fine non lo mettiamo, anche se un po' di esperienza ci poteva stare, però teniamo Pirola, Zima, e andiamo a giocarci questa gara con la Real Sociedad e scopriremo ovviamente se la neve sarà opaca oppure lucida. Eccola l'Arena Azzurra, la neve c'è ma non è tanta, eh. Allora, neve opaca o lucida? Che se vedo questi bambini mi sembra di essere in un horror. Luminosissima, via. Attenzione, subito forte la squadra spagnola, chiude molto bene il numero 6. Vediamo se riusciamo ad abbozzare, un contropiede, sì che lo abbozziamo, sì che lo abbozziamo. Palla dentro e capisce tutto il difensore. Potevamo forse andare un po' più avanti. Vedo loro un po' sbilanciati, ma noi non cerchiamo di andare subito in porta con due passaggi. Facciamo la partita, ok, siamo in casa, siamo contro una squadra che è brava comunque nel palleggio. Cerchiamo di fare anche noi la partita, sennò finiremo per giocare solo di contropiede. Il tiro da fuori! Pare al portiere. Ah, non era per lui. Occhio che sulla neve il portiere fa fatica, scivola. Sbaglia il rinvio, momento favorevole per noi. Wolf, il tiro! Mamma mia ragazzi, tenta una fucilata qua, gioco è fermo. Udvar-Kai, da difensore si improvvisa centrocampista. Udvar-Kai che tra l'altro, attenzione, si è fatto male un giocatore. Vediamo chi è, sembra essere molto grave. Purtroppo è un centrocampista italiano. E stiamo parlando di Manuel Locatelli. Incredibile ragazzi. Abbiamo dovuto proprio fermare il gioco. Si tocca il ginocchio, potrebbe essere un infortunio con cui... Attenzione! Si è seduto sul ginocchio! E qua sono 8 mesi di stop, è andata. Bravissimo Zima, I love you. E si riparte dall'altra parte. Scusate il gioco di parole. Bello, dentro, per Sesko il tiro al volo! 1-0! Azzurra Dortmund, in casa! I tifosi impazziscono per questo gol al volo di Benjamin Sesko! 1-0, rivediamo qua, bello il passaggio, e qua poteva solo tirare al volo, perché stava arrivando il difensore a placcarlo. 1-0, fine primo tempo, però restiamo con gli occhi aperti, perché gli equilibri in una partita possono cambiare velocemente, e il risultato pure. Il gol di Yeboah non sarò capace di usarlo, perché tryharderò. Attenzione, no, lo sapevo, rischioso, ma si perde via per fortuna attaccante della squadra spagnola. Qua altro stop sbagliato loro, stanno sbagliando molto. Yeboah, attenzione, il tiro, la palla resta lì, il portiere arriva prima di Wolf, che era scivolato, visto che il terreno sicuramente non sta aiutando. Il tiro di Zorgan, clamoroso, palla dentro, mamma mia. Ottimi, ottimi a spazzare. Yeboah, bravo, teniamo palla. Non scomponiamoci troppo. Facciamo il contropiede bene. Ah, Sardella qua. Il tiro! Para Scuffet. Il tiro! Incrocio dei pali. Dentro. Bin. È buono. È buono. Il cross. No. Il tiro. Para Scuffet.
A sto punto, ragazzi, teniamoci l'1-0. La gara è praticamente finita, non ci sarà più tempo per fare niente. 1-0, ragazzi, stati bravi difensivamente, non bravissimi, perché nel finale, quando hanno alzato il ritmo gli avversari, stavano rischiando l'1-1. Davanti ancora a volte un po' imprecisi, ma questo per colpa mia. Però alla fine ottimo, ottimo. Pochi tiri, beh, 6-3 in realtà. Sì, non tantissimi tiri. Allora, andiamo avanti. Salvatore è un 68. Saunders, valore c'è. Vediamo se c'è qualcuno di nuovo. Thibaut Maurice, bello questo. Poi abbiamo Zlegagowski. Ma Zlegagowski da dove cazzo hanno tirato fuori? Seguiamolo, è all'Inter. Aggiornamento mensile. Oh, là, dai. De Jong rifiuta. Smets rifiuta. Martens rifiuta. Van de Meer. Porca vacca, quel 69-94 mi faceva... Vabbè, lo seguirò più da vicino.